Vangelo è popolato sempre di personaggi affascinanti. A volte i loro volti, ma soprattutto le loro storie, ci rimangono addosso in una maniera indelebile. Ma c'è qualcuno che più di tutti gli altri segna in maniera importante sempre la nostra vita tutte le volte che ascoltiamo la sua storia. È la storia di un uomo particolare, di un uomo particolarmente credibile, di un uomo sobrio, è Giovanni Battista. Ai tempi di Gesù Giovanni Battista era un uomo importante, tutti conoscevano lui, nessuno conosceva Gesù. L'uomo davvero popolare era Giovanni e tutti erano affascinati da quest'uomo perché era un uomo non colluso col potere, un uomo staccato dalle cose, un uomo che diceva la verità semplice, senza complicarla troppo, un uomo che invitava alla conversione. Che cos'è la conversione se non uno che ti costringe a rimettere i piedi per terra? Ascoltando la sua storia, la sua predicazione, ci può apparire come un uomo rude, ma Giovanni è un uomo rude perché è un uomo che ama senza troppi romanticismi, senza troppi fronzoli, è un uomo che ti costringe a fare i conti con la vita. E tutti, dalla parte più bassa del popolo alla parte più colta, ascoltavano Giovanni Battista con rispetto, perché tutti quelli che dicono la verità in un certo qual modo suscitano sempre rispetto. Devi tagliare la testa a un uomo come Giovanni Battista per far smettere a Giovanni Battista di parlare. E anche lì, in quel caso, il suo sangue, la sua testa tagliata, continua a parlare. È il martirio della credibilità, è il martirio dei testimoni, è il martirio di tutte quelle persone che sono diventate loro stessi il messaggio, sono diventate se stessi la predica più credibile. Ecco, quest'uomo affascinante, in questa pagina del Vangelo, proprio all'inizio del Vangelo di Giovanni, è un uomo che ci dice come inizia la storia, anche la storia che ha a che fare con ciascuno di noi, con il motivo vero del perché noi siamo qui questa sera in questa cattedrale. Giovanni, vedendo passare Gesù, fissò lo sguardo su di lui e disse: ecco l'agnello di Dio. Io non trovo immagine più bella di che cosa sia la Chiesa se non questa di Giovanni Battista, perché Giovanni Battista non è il Messia, Giovanni Battista non è la risposta, ma Giovanni Battista è un uomo che ti fa venire voglia di Dio, è un uomo che ti indica qualcos'altro, è un uomo che suscita una nostalgia. E che cos'è la Chiesa se non questo? La Chiesa che cosa dovrebbe essere se non qualcosa che fa venire di nuovo voglia di Dio, voglia di Cristo, voglia di una vita viva, nostalgia di essere felici? Tutti noi abbiamo bisogno di incontrare qualcuno che susciti innanzitutto nel nostro cuore una nostalgia, che ci faccia tornare la voglia di Dio. Ed è difficile questo, perché non sempre incontriamo delle persone così. E anche quando ci pensiamo come Chiesa, pensiamo sempre che dobbiamo dare delle risposte, ma noi non dobbiamo dare nessuna risposta, perché l'unica risposta è Gesù Cristo. Noi siamo come Giovanni Battista, un dito che punta, un dito che indica, un dito che dice: ecco l'agnello di Dio. In questo senso non c'è titolo più bello che si porta addosso Giovanni Battista se non quello di essere il precursore di Cristo, quello che risveglia qualcosa nel cuore, quello che fa tornare la nostalgia di una vita diversa alle persone. In fin dei conti, che cosa faceva quest'uomo se non prendere la gente e bagnarla nel Giordano, calarla lì, come una nascita, come un nuovo parto, come un voler dire che nessuno di noi può incontrare Cristo se innanzitutto non desidera di nuovo vivere, se non desidera una vita diversa da quella che ha vissuto fino a quel momento. Nessuno di noi può incontrare Cristo se non dispone il cuore, se non riempie le valli e se non abbassa i monti, cioè se non comprende che ci sono dei vuoti nella nostra vita che hanno bisogno di essere colmati e ci sono dei pregiudizi che vanno abbattuti. Giovanni ci riporta alla semplicità del cuore, ci
porta di nuovo a sentirci pienamente umani, perché Giovanni ci fa sperimentare di nuovo la nostalgia. Esiste la felicità e fa male desiderare la felicità, ma è proprio da questo dolore, da questa mancanza che può scaturire un incontro. Amici miei, se non crediamo che esiste qualcosa che possa renderci felici, non cercheremo mai questa felicità. È proprio perché ci manca, è proprio perché ci manca che siamo qui. È proprio perché avvertiamo che la nostra vita ha bisogno di una risposta, che il nostro cuore è inquieto. Ma il nostro ruolo è semplicemente quello di far venire voglia. Che la nostra vita, la nostra testimonianza, i nostri gesti, il nostro essere chiesa, il nostro fare pastorale, il nostro annunciare non siano altro che suscitare di nuovo questa voglia nel cuore dell'uomo, che annunciare di nuovo che è giusto desiderare, è giusto aspettarsi qualcosa di grande dalla vita. Ma nessuno di noi può diventare questo strumento, nessuno di noi può essere un precursore, nessuno di noi può far venire voglia di vita a qualcuno se innanzitutto non assomiglia a Giovanni Battista, se non diventa credibile come lui, se non diventa semplice come lui, se non è così diretto come Giovanni. Forse abbiamo perso un po' di concretezza. Il motivo per cui a volte le nostre chiese sono vuote è perché noi abbiamo smesso anche di essere credibili. Ma non è semplicemente la credibilità della coerenza, in fin dei conti siamo tutti peccatori, è la credibilità di crederci fino in fondo innanzitutto noi, di desiderare noi questo. Noi annunciamo agli altri non per forza quello che abbiamo incontrato, perché non lo sappiamo se in fin dei conti Cristo l'abbiamo incontrato davvero, ma c'è una cosa che è vera, anche noi lo aspettiamo, anche a noi manca, anche noi desideriamo essere felici. Non si può essere cristiani, cioè non si può incontrare davvero Cristo se innanzitutto non si sperimenta questo tipo di mancanza, questo tipo di nostalgia. Quando è l'ultima volta che hai pensato a questo? Quando è l'ultima volta che non hai avuto paura di questa mancanza? Quando è l'ultima volta che hai incontrato qualcuno, che hai letto qualcosa, che hai ascoltato, hai visto e ti è tornata una voglia matta di vivere, di desiderare di nuovo una vita diversa, di immergerti anche tu in una conversione? Perché che cosa significa convertirsi se non questo? Se non guardare un orizzonte diverso alla propria vita, se non trovare un nuovo orizzonte che è diverso da quello di ogni giorno, da quello che ci ha deluso, da una vita che ci ha abituati semplicemente a sopravvivere e non più a vivere. Che bello se noi tornassimo di nuovo al dito di Giovanni Battista, se noi tornassimo a questa nostalgia, se noi tornassimo a questa mancanza, se noi tornassimo a questo desiderio che è nel profondo del nostro cuore, una vita diversa, una vita in cui esiste la felicità, una vita in cui non ci accontentiamo più, una vita in cui desideriamo cose alte, immense, anche quando non le otteniamo, non abbassiamo mai il tiro di questo desiderio, di questa felicità. Ma è questa la Chiesa che abbiamo incontrato nella nostra vita. Riusciamo, ognuno di noi, a saper dare il nome proprio a questo Giovanni Battista? Credo che il motivo per cui noi questa sera siamo qui è perché in una certa misura anche noi, almeno una volta nella vita, un Giovanni Battista l'abbiamo incontrato. Forse era il nostro parroco, il nostro educatore, il nostro catechista, un amico, nostra nonna, nostra madre, nostro padre, qualcuno. Qualcuno che guardandolo ci ha fatto venire di nuovo voglia di vivere, voglia di desiderare una vita diversa, voglia di incontrare qualcosa di diverso, voglia di avere di nuovo una pretesa grande sull'esistenza. Ecco perché non si è mai chiesa al tavolino. E ciascuno di noi incontra Cristo perché ha incontrato qualcuno. Qual è il nome del qualcuno che ti ha portato qui? Che ti ha portato ad essere cristiano?
che ha risvegliato dentro di te questo, che non ti ha dato nessuna risposta, ma ti ha dato di nuovo diritto di farti questa domanda, diritto di desiderare, diritto di volere. Guardate che quando facciamo questo nasce dentro di noi la gratitudine per la Chiesa. Perché la Chiesa non è quello che noi ci immaginiamo, non è semplicemente un'istituzione fuori di noi, è un circuito di amici e di sguardi. Se vi rileggete la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera, potremmo asciugarla di tutto, di tutte le parole, potremmo asciugarla di tutti i contenuti, di tutte le domande e lasciare semplicemente una sinfonia di sguardi. Lo sguardo di Giovanni verso Gesù, lo sguardo di Gesù verso i discepoli, lo sguardo dei discepoli verso Gesù, lo sguardo di Pietro, lo sguardo di Gesù verso Pietro. Ma ditemi, che cosa sono gli sguardi se non l'alfabeto più bello dell'amore? Quando si ama qualcuno, quando ci si innamora di qualcuno, non gli si parla prima, lo si guarda. Sono gli sguardi la prima parola dell'amore. Ed è così anche nella fede. Tutto non nasce da un'idea, tutto non nasce dalle parole, tutto non nasce da un ragionamento, nasce da qualcosa che ci risveglia il cuore, da uno sguardo che trafigge il cuore, da uno sguardo che ci fa tornare di nuovo a desiderare. In questo senso tutti abbiamo bisogno di Cristo, tutti cerchiamo Cristo, perché tutti cerchiamo una vita così. In questo senso tutti cerchiamo una Chiesa, tutti cerchiamo Giovanni Battista, tutti cerchiamo un uomo appassionato e credibile come Giovanni Battista, tutti cerchiamo qualcuno che non ci dia delle risposte, ma che innanzitutto ci dia di nuovo diritto a farci le domande. Chiediamo questa sera al Signore di essere grati per la Chiesa che abbiamo incontrato nella nostra vita. Chiediamo al Signore di trasformarci noi in questa Chiesa, di diventare noi come Giovanni Battista, e che tutta la nostra esistenza sia sempre pervasa da uomini così, da persone così, da sguardi così, da esperienze che ci riportano di nuovo a una cosa decisiva così. In fin dei conti, che cosa faceva Giovanni se non fissare Cristo? Mentre passava Gesù, Giovanni fissò lo sguardo su di lui. Ecco da dove c'è il segreto vero di ogni buona riuscita, di ogni nostro annuncio, di ogni nostra esperienza cristiana. Tornare ad avere il coraggio di fissare lo sguardo su Cristo. Ma dov'è questo Cristo? Dove abita questo Cristo? Dove lo si incontra questo Cristo? Dove? Gesù una volta nel Vangelo raccontò una parabola per spiegare la misericordia e raccontò la storia fallimentare di un padre che aveva due figli. Uno depresso, il più grande, uno scapestrato, il più piccolo. E il più piccolo è quello che ci dà la lezione più grande, innanzitutto. Perché anche lui, in un certo senso, incontra Giovanni Battista. E sapete come fa a incontrarlo? In uno sguardo sgradevole. Vide i porci mangiare le carrube e disse: ma quanti salariati a casa hanno da mangiare e io sono qui a invidiare questi maiali. È interessante che persino le cose brutte, le esperienze che ci fanno toccare il fondo dentro la nostra vita, ci conducono a questa nostalgia, a questa mancanza. Vi dico questo perché si è chiesa sempre, si è chiesa col buon esempio, ma a volte si rimane in chiesa anche nelle cose brutte, nel peccato, anche quando diventiamo noi questa mandria di maiali che fanno venire invidia a un uomo che dice: ma perché io non posso avere una vita diversa? Siamo sempre segno, perché a volte anche le esperienze più tristi della nostra vita, le più brutte, quelle che ci hanno fatto toccare il fuoco, quelle che ci hanno allontanato da casa, quelle che hanno tolto un padre, quelle
quelle che ci hanno fatto sperperare tutto quello che avevamo, quelle che ci hanno svuotato le tasche, che ci hanno tolto la speranza, che ci hanno tolto i migliori anni della nostra vita. Anche quelle esperienze, a un certo punto, ci portano in un fondale che è uguale a tutti, è il fondale del Giordano, è il fondale di una vita diversa. Allora si alzò e tornò a casa, cominciò un cammino. Ma se la più grande grazia della nostra vita è esattamente incontrare questa mancanza, questa nostalgia, incontrare questa domanda, questo desiderio di una vita diversa, la disgrazia più grande che può accadere alla nostra vita è passare un'intera vita solo con le domande. Perché noi abbiamo diritto a una risposta. Cioè noi abbiamo diritto a qualcuno che risponda alla nostra inquietudine. Se l'inquietudine è un'occasione, l'inquietudine può trasformarsi in una patologia quando non trova mai una risposta. Quando passiamo tutta un'intera esistenza inquieti, senza trovare mai veramente una risposta, sono quelli che si fanno solo domande, ma non cercano mai veramente nessuna risposta. Si fanno domande perché vogliono smontare sempre la realtà, perché non vogliono mai prendersi la responsabilità della realtà. Noi siamo cristiani quando abbiamo il coraggio delle domande, ma quando abbiamo il coraggio anche di cercare le risposte dentro le nostre domande, perché crediamo che esistono le risposte a queste domande. Ma guardate un po' come si presenta questa risposta. Allora Gesù si voltò e vide che lo seguivano e disse: che cercate? Che delusione! Noi che pensavamo che il cristianesimo fosse una risposta, invece il cristianesimo parte con una domanda così, una domanda bruciante: ma che cerchi? Ogni vera fede nasce dalla crisi. E tutti noi dobbiamo capire che incontrare la fede significa passare attraverso la crisi. L'incontro con Cristo non è un incontro in dolore. Incontrare Cristo fa male, brucia. Come brucia uno che ti guarda fisso negli occhi e ti dice: che stai cercando? Perché ti sei svegliato questa mattina? Perché sei andato a scuola? Perché ti sei sposato quell'uomo? Perché hai messo nel mondo dei figli? Perché scegli di fare quel lavoro? Perché vivi la vita che stai vivendo adesso? Che cosa cerchi? Nessuno ci fa una domanda così seria se non uno come Cristo. È da lì che nasce la nostra fede. Da una domanda così cruciale. Da uno che ci mette in crisi. Se il Vangelo non ci mette in crisi, noi non abbiamo mai ascoltato il Vangelo. Perché per costruire una cosa, Cristo deve demolire tutto il castello di carte che normalmente noi ci costruiamo con i nostri ragionamenti. Passiamo un'intera vita a far quadrare il cerchio, un'intera vita a far tornare i conti, e quando incontriamo Cristo tutto entra in crisi. Non abbiate paura. E questo è il modo di cominciare a credere. Lasciare che il Vangelo ci metta in crisi. Perché noi siamo nati in questo mondo e respiriamo la mentalità di questo mondo, ma il Vangelo non ragiona come ragiona il mondo. E per poter cominciare a incontrare Cristo, noi dobbiamo lasciare che entri in crisi la nostra mentalità, che entri in crisi il modo con cui noi pensiamo che la vita funzioni, il modo che noi pensiamo per essere felici, che cosa si fa? Il mondo ci suggerisce una strada, il Vangelo ci mette in crisi perché ci dice: non è così. Non è dimorare in maniera polemica la vita che ti renderà felice. Solo quando imparerai a donare, tu sarai felice. Non c'è gioia più grande di chi dà. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'amore più grande è dare la vita per i propri amici. Ma questo è contro la mentalità del mondo. Tu, che hai sempre usato le persone, le cose, la tua storia, devi smettere di ragionare così. Devi cominciare a sentirti davvero piccolo. Ma non come un frustrato, ma come un bambino, come uno che ragiona come un bambino, cioè che sa ascoltare, che sa stupirsi, che sa imparare, che sa accogliere, che sa fidarsi. Incontrare la fede, incontrare
Vangelo e lasciare che questa domanda ci bruci dentro. Che questa domanda, che cosa cerchi? Crei in crisi. Crei in crisi. La crisi è un po' come un terremoto, lo dice uno che ci è passato. E il terremoto è un'esperienza bruttissima, perché tutto quello che pensavi essere certo, essere la terra sotto i tuoi piedi, a un certo punto non ti reggi più, tutto crolla. E ti sembra di non avere più certezze, ed è vero, non hai più certezze, perché uno che cammina non può avere certezze, perché avere certezze significa essere fermi. La nostra certezza è nel camminare, nell'andare avanti, nel cercare, nell'essere vivi, nell'essere vivi. Che cosa cerchi? Quando tu ti lasci raggiungere da questa domanda, allora si crea dentro di te lo spazio della vita spirituale. Quando i vostri educatori, i vostri preti, le persone che vi vogliono bene, vi dicono: ma è importante pregare, sappiate che la preghiera a cui si riferiscono non può essere la preghiera delle formule, la preghiera delle parole imparate a memoria, la preghiera di semplici riti che noi ripetiamo senza pensarci. La vita spirituale è questo spazio che si crea dentro di noi da questo incontro bruciante con un Cristo che ti dice che cosa cerchi, e hai bisogno di ascoltare qualcuno che possa rispondere a una domanda a cui tu non sai dare risposta, perché tu non lo sai come si risponde a questa domanda, tu non lo sai veramente che cosa stai cercando. Hai bisogno anche tu di fare una domanda, hai bisogno anche tu di dire come si risponde a questa domanda. Hai bisogno di qualcuno che ti insegni. Un mattino i discepoli, vedendo Gesù pregare, lo lasciarono in pace finché non finì di pregare. E quando finì di pregare, si avvicinarono e dissero: perché non ci insegni a pregare anche a noi? Così come ha fatto Giovanni con i suoi discepoli, perché anche tu non ci insegni a pregare? Per tutta la nostra vita dobbiamo essere così. Come persone che domandano a Lui, insegnaci a pregare. Come si fa a pregare? Così, fratelli miei, così si inizia la vita spirituale. Dicendo: io non so pregare, insegnami a pregare. E ci mettiamo in ascolto e si crea dentro di noi il silenzio. E che se usiamo le parole di preghiere che conosciamo, è perché cerchiamo che qualcuno ci presti le parole giuste per dire cose che noi non sappiamo dire. Anche Gesù ha fatto così con i suoi discepoli, gli ha insegnato il Padre nostro, ma non basta un'intera vita per cercare di capire fino in fondo ogni parola di quella preghiera. Innanzitutto la parola Padre, sì, perché la nostra preghiera non è preghiera cristiana finché tu non ti accorgi che non ti stai rivolgendo a Dio. E basta, ti stai rivolgendo a un padre, a uno che ti ama, non a uno che esiste e basta, non a uno che abita i cieli, l'infinito, l'eterno, ma a uno a cui tu interessi. Che cos'è la preghiera? Sentirti addosso che tu interessi a qualcuno che tutti gli altri chiamano Dio, ma che tu puoi chiamare padre. Che cosa c'è? Nessuno di noi può
sa che deve imparare tutto, ma che sa che deve imparare tutto non da un estraneo, ma da un padre, da uno che lo ama. Perché non ci schiaccia fino in fondo questa domanda? Che cosa cerchi? Perché sappiamo che chi la sta pronunciando ci ama e non ci metterebbe mai in crisi se non per condurci da qualche parte. Il Signore non ci metterebbe mai in crisi se non per condurci da qualche parte. Non ci metterebbe mai in una situazione difficile se non per condurci da qualche parte. Non permetterebbe mai un dolore se non per condurci da qualche parte. Tu credi questo? Perché se non lo credi non vai da nessuna parte. Sei autorizzato ad arrabbiarti, a farlo fuori, a gridare anche tu crocifisso. Ma se ti fidi, accetta quel dolore, accetta quella crisi, accetta quello che non va, accetta quello che non ti piace, ma non per masochismo, ma perché tu credi che ti sta portando da qualche parte. E per scoprirlo, lo devi seguire. Che cercate? E i discepoli gli risposero: Maestro, dove abiti? Potremmo tradurre così questo dialogo. Sapete che Agola dice che a una domanda non si risponde mai con un'altra domanda. Non è educato. Il Vangelo è ineducato. Che cercate? Maestro, dove stai? Dove abiti? Potremmo quasi dire così: non abbiamo bisogno di qualcuno che ci spieghi l'amore. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ama. Non abbiamo bisogno di un'idea. Abbiamo bisogno di qualcuno. Abbiamo bisogno di una relazione. Questi discepoli non domandano a Gesù: spiegaci il senso della vita. Vogliono lui, più di una spiegazione. E il cristianesimo che ci deluda è questo. È il cristianesimo della spiegazione. Perché il cristianesimo non ci dà una spiegazione, ci dà una relazione che è molto di più di una spiegazione. Che cosa se ne fa una persona della spiegazione dell'amore quando invece non c'è nessuno che lo ama? Quanto è grande invece trovare qualcuno che ti ama, anche quando non hai idee straordinarie su che cosa sia l'amore. Il cristianesimo non è una spiegazione, è una relazione. E anche se non lo sappiamo, questo che stiamo cercando. Per questo i discepoli dicono: Maestro, dove abiti? Perché hanno capito che la persona di Gesù conta di più di ogni filosofia, che la sua persona conta di più di ogni idea, che la sua persona conta più di dove abiti, dove possiamo stare con te. E Gesù lo ha capito. Capito che uno che lo cerca davvero non sta cercando aria fritta, ma sta cercando lui, e non risponde con un'informazione. Risponde così: venite e vedrete. Ora, mi piacerebbe con voi essere molto concreto, perché questa sera quando usciremo da questa bellissima cattedrale, dopo che avremo preso una benedizione dal vescovo Andrea, vorrei che tornassimo a casa dicendo: ah, bello questo, sì, ma dove abita? Dove? Ma dove lo posso trovare davvero? Non dove posso trovare qualche idea, ma dove posso trovare lui, veramente lui, oggi, nel 2017, io dove posso trovare questo maestro? Dove? Dove abiti? E sapete, per avere una casa bisogna avere almeno quattro pareti, quattro cose. E Gesù ci ha dato una casa, più di un indirizzo, ci ha dato una casa, un posto dove noi lo possiamo toccare. Ve ne dico quattro di cose, quattro pareti, come il perimetro di un'esperienza che ce lo fa toccare. Il primo luogo dove noi possiamo trovarlo,
la prima casa che lui abita è la parola. Sapete perché? Vi è mai capitato di andare a qualche festa, a un incontro, o da qualche parte dove c'erano altre persone? Delle volte, quando tutti ti ignorano, tu vai via da quella festa, da quell'incontro, dicendo: era come se non esistessi, perché nessuno mi ha rivolto la parola. Per far esistere qualcuno, per far sentire a qualcuno che esiste, gli devi rivolgere la parola, gli devi parlare. Se volete far soffrire un bambino, non rivolgetegli la parola. Se una madre non rivolge la parola al figlio, è come se sta dicendo al figlio: tu per me non esisti. È un dolore profondissimo questo. Profondissimo. Una persona si sente viva quando si sente rivolgere una parola. Capite? Io quando vi dico che il luogo dove innanzitutto noi tocchiamo lui, veramente lui, non è la riflessione sulla parola di Dio, ma è nudamente la parola di Dio, cioè lasciare che lui possa parlarci, rivolgerci una parola, dire proprio perché ci sta parlando: tu esisti. E non vi preoccupate, perché anche i discepoli non capivano sempre tutto quello che Gesù spiegava. Delle volte lo fraintendevano, delle volte dicevano: Signore, è duro quello che ci stai dicendo. La cosa che conta in questa nostra relazione con la parola non è capire tutto, ma dare l'opportunità a Cristo di parlarci, di dirci qualcosa. Quando noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio, stiamo permettendo a Gesù di parlarci. E proprio in questo atto di ascolto, di lasciarci toccare in prima persona da quella parola, ogni volta che sentite il Vangelo, non pensate a tutti gli altri che vi sono intorno. Il Vangelo non spiega mai cose generali, il Vangelo parla a te. Come se tutta quella celebrazione fosse costruita esattamente per parlare a te. Oggi mi sono sentito rivolgere questa parola del Vangelo, ma non lo so perché me l'ha detta a me, forse non ce l'aveva con me. Non fate come quelle coppie di sposi dove mi capita di andare a fare ogni tanto qualche catechesi alle famiglie e di vedere mogli soddisfatte che mentre parlo con il marito. Come se io ce l'avessi col marito. Ognuno pensa che è l'altro, ce l'ha con qualcun altro, io ce l'ho con te. Il Signore quando parla, parla a te, ma non ci ho capito niente. È un problema di dopo, ma certamente sta parlando a te. Fratelli miei, noi non ci lasciamo rivolgere la parola dal Signore. Per questo non ci sentiamo veramente vivi. Non ci sentiamo che esistiamo. L'ascolto della parola non è capire tutta la teologia del mondo in un istante, ma avere la semplicità di lasciare che quella parola ci dia del tu. In questo senso dobbiamo rieducarci tutti a questa prima parete. Il primo modo di toccare Gesù è la parola. Tu esisti perché qualcuno ti sta parlando. Lascia che Gesù ti parli, allora tu sentirai di esistere. La seconda parete è l'Eucaristia. Perché nessuno di noi può accontentarsi semplicemente di sentire che esiste. Ha bisogno di qualcuno che gli nutra la vita. Ciascuno di noi ha bisogno di un nutrimento nella propria vita, cioè di qualcosa che ci dia da mangiare, qualcosa che sfanghi. Sapete, una madre per dire ti amo un figlio lo deve toccare, gli deve far fare un'esperienza di quell'amore. Non basta che qualcuno ti parli, hai bisogno di sentirsi toccato, di sentirti toccato. Nell'Eucaristia noi siamo toccati, nutriti da un'esperienza viva che è un amore. Uno può dire: nessuno mi ama in questa vita. Sì, è vero, nessuno, ma uno è sicuro che ti ama, uno che è morto per te, uno che ha dato la vita per te, ed è Gesù. E tutte le volte che noi ci accostiamo
l'Eucaristia, ci accostiamo a un amore così, ci lasciamo toccare da un amore così, facciamo entrare dentro la nostra vita un amore così. E questo nutre la vita. Perché ditemi, quando è che ci sentiamo morti, se non quando non ci sentiamo voluti bene? Uno si sente depresso nella vita, triste, morto, quando non si sente voluto bene. E invece si sente vivo e trova la forza di affrontare tutto se si sente voluto bene da qualcuno. Nell'Eucaristia Cristo costantemente ci vuol far sentir voluti bene. Questo rende la nostra vita non una cosa morta, ma una cosa viva. L'Eucaristia non è una questione di bigotteria, è una faccenda necessaria per noi. Guardate, non voglio tirare la corda su questo argomento, è così necessario che forse dovremmo inventarci qualcosa che sia più grande del semplice precetto domenicale. Penso a grandi figure di ragazzi, anche di giovani come voi. Pensate a Pier Giorgio Frassati, ma non solo a lui. Pensate a persone che si portano addosso una cosa che si chiama normalità. E queste persone normali che facevano? Tentavano di rubare le loro giornate sempre allo spazio, magari per l'Eucaristia quotidiana. Perché per vivere tu non puoi accontentarti che qualcuno ti faccia sentire molto bene una volta a settimana. Ogni giorno abbiamo bisogno di sentirci voluti bene. E con questo non voglio dire che il Signore ha solo quel modo, ma certamente ha quel modo. E se ne inventa 10.000 altri. Si inventa la bellezza di San Miniato, il tramonto di oggi, per dirti che ti vuole bene. Ma davanti all'Eucaristia non devi immaginarti chissà che cosa, devi semplicemente farti raggiungere da una realtà, non da un'immagine, ma da una realtà. Lì c'è Gesù vivo, lì c'è Gesù vero. L'adorazione e la messa sono i due modi attraverso cui quell'Eucaristia ci fa sentire voluto bene. E proprio perché tu ti senti voluto bene, senti di essere vivo, senti che la tua vita vale la pena. Ecco dove incontri Gesù. Quando lasci che ti rivolga la parola, prima parete, quando ti tocca per dirti che sei voluto bene, l'Eucaristia. A terza parete, dove certamente troviamo il Maestro, sappiamo che Lui abita lì, e la misericordia. Perché solo gli stupidi possono pensare che uno fa un viaggio e non si sporca, non cade, non si stanca, non suda. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci rifugi, che ci guarisca, che ci pulisca, che ci rimette in piedi, che ci rigenera. Come un bambino che cade mentre sta camminando, ha bisogno che la madre lo riprenda in braccio, che lo baci, che lo rimetta in piedi, che lo spinga a provare di nuovo a camminare. La nostra vita senza misericordia è una vita atterrata. È la misericordia che ci rimette costantemente in piedi. Abbiamo bisogno del sacramento della misericordia, del sacramento della riconciliazione. Sappiamo che lì, tutte le volte che noi ci confessiamo, lasciamo che questa misericordia faccia questo con noi. Questo sacramento non serve a farci venire sensi di colpa, a giudicarci. Non serve a fare i conti, non è un sacramento della matematica. È il sacramento attraverso cui la maternità di Dio ci rimette in piedi, ci bacia e ci spinge a riprovare. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno che faccia questo nella nostra vita. Non c'è un momento della nostra vita dove noi non abbiamo bisogno di misericordia. La nostra vita ha sempre bisogno di perdono, ha sempre bisogno
Sapete che cos'è l'inferno? E pensare che questo dobbiamo farlo da soli. E tu magari ci provi a farlo da solo. Una, due, tre, quattro volte. I più bravi arrivano a cinque. Vogliamo esagerare 10 volte, ma poi a un certo punto tu dici basta. Perché dici non ne posso più. È sempre la stessa storia. Mi trovo sempre allo stesso punto. No, non è lo stesso punto. Lascia che qualcun altro ti possa amare così. Lascia che qualcun altro possa rimetterti in piedi. Lascia che qualcun altro possa guarirti, amarti, baciarti, spingerti a vivere la tua vita di nuovo, a riprovare, a tentare di nuovo di vivere. Ecco dove incontri il Maestro nella misericordia. Parola, Eucaristia, misericordia. È l'ultima parete di questa casa, l'ultima parete del dove abiti. Sono i fratelli. Nessuno si salva da solo. E se leggete il Vangelo vi accorgerete che molto spesso Gesù dice questo: tutto quello che avrete fatto a uno di questi miei fratelli l'avete fatto a me. Ma quello straniero, quel carcerato, quell'affamato, quel fratello che c'è di fianco, che molto spesso è uno che ha bisogno, è uno che nasconde Cristo. Ma il Vangelo non ci dice che tutti questi fratelli meritano di essere amati. Ci dice che lui si nasconde in questi fratelli, ma non è detto che questi fratelli si meritano il nostro amore. Perché a volte non se lo merita. Le persone che ci abbiamo di fianco non se lo meritano umanamente l'amore. Ma il Signore non ci ha detto di amare queste persone perché se lo meritano, ma perché lui si è nascosto anche dietro persone che non meritano nulla. Solo per il fatto che una persona esiste accanto a noi è sicuro che ben nascosto a volte, ma proprio ben nascosto, ma proprio sotto sotto, ma è sicuro che c'è il Signore. Ecco perché vale la pena amare le persone che ci abbiamo di fianco, le persone che abitano con noi a casa nostra, i nostri amici. Ogni persona che incrociamo, ogni persona che ha a che fare con noi, dice un passo della liturgia: tu, penso che lo pregheremo durante l'Avvento, tu continui a venire incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo. Provate a girare la persona che c'è da casa, ma non mi sembra tanto Gesù. Ma il Signore non ha detto che dobbiamo riconoscere, ma che è sicuro che lui è Dio. Vedo che tutti avete provato a fare questo. Perché di fianco a questo vorrebbe mannaggiato. Bisogna amare di un amore gratuito. E l'amore gratuito è l'amore che non cerca il contraccambio, è l'amore che non ha meriti. Sapete perché? Perché anche noi siamo stati amati senza merito. Nessuno di noi merita l'amore di Cristo, eppure Cristo ci ama. Quando tu ami così, lì c'è Dio, lì c'è il Maestro. Dove due persone si sforzano di amarsi, lì sicuramente c'è Dio, lì abita il Maestro. Allora nella carne di tuo fratello tu tocchi anche Dio stesso, Gesù stesso. Ecco, qual è la risposta alla domanda: Maestro, dove abiti? È un'esperienza viva, di vita, di una vita che ci chiama all'esistenza, che ci rivolge una parola, che ci tocca nell'amore, che ci rimette in piedi, che si nasconde nel fratello. Noi non siamo i più sfigati dei discepoli della prima ora. Beh, loro avevano Gesù, lo avevano così come viene raccontato nel Vangelo. Anche noi abbiamo concretamente Gesù. Avere la fede significa credere che quello che vi ho appena detto, che ci annuncia il Vangelo e che ci dice la Chiesa, non solo è bello, ma è vero. Vero significa che è verificabile, cioè che tutti noi ne possiamo fare esperienza. Provate a farne esperienza. Io sono certo.
Gesù non mente, ma è solo.